Sono convinta a fare questo video, nonostante le difficoltà dialettiche o le difficoltà un po' dovute alla timidezza, però c'è un po' di rabbia dentro e vorrei esternarla sperando che a qualcuno questo mio messaggio arrivi. E io ormai sono, sì, è un anno che vivo all'estero, vivo in Sud America con la mia famiglia, ho portato via i miei bambini di 6 anni e 3 anni, allora li ho portati via dall'Italia, da un paese che non offriva più assolutamente un futuro, fatto solo di sacrifici, e li ho portati nel paese del terzo mondo, qui lo chiamano il paese del terzo mondo, nel Sud America, e in un paese grande, 26 volte l'Italia. Siamo venuti qua con tanta paura, e nessuno di noi conosceva la lingua, però con tanti progetti e con tanta speranza di costruire un qualcosa, di costruire quel qualcosa che in Italia non c'era più permesso. E ci stiamo riuscendo, abbiamo trovato la serenità. A 18.000 km dalla nostra terra, dai nostri affetti, abbiamo trovato la nostra serenità e la felicità. I bambini, i miei figli parlano perfettamente il portoghese, i miei figli, ahimè, stanno dimenticando l'italiano. Fanno fatica a parlare l'italiano e questa cosa mi distrugge perché comunque per me, nonostante la rabbia che provi per questo paese, per me è stata la mia vita, l'Italia. Mi emoziono quando giro da queste parti e trovo un semplice tricolore o una pizzeria con scritto La Bella Italia. Mi emoziono perché la sento che mi appartiene. E niente, la mia rabbia è questa. Oggi mi viene chiesto di votare sì per il cambiamento della Costituzione. E, scusate il modo di parlare perché non è proprio dei migliori, ma mi chiedete di votare all'estero. Ok, la mia risposta è questa, ma vi siete mai preoccupati perché noi stiamo all'estero? Io ho un anno che sto qui e non ho mai ricevuto una. Non so, nessuno si è mai preoccupato perché o come sto con i miei bambini in un paese del terzo mondo, nessuno. Però è fondamentale il mio sì al cambiamento della Costituzione. Non può essere un cambiamento, un sì. Non si può cambiare la Costituzione se non viene prima rispettata. Come posso permettere io di cambiare una cosa se non è rispettata? Mi ricordo che la Costituzione diceva che bisognava avere dei diritti, dei doveri, ma i disabili, che qui vengono chiamati deficienti, è una cosa bruttissima è stata per me. Li chiamano deficienti, un trauma. Poi ho pensato, cavolo, in Italia ci siamo veramente preoccupati tanto di trovare un nome adeguato che poteva essere diversamente abile, inabile, quando poi alla fine abbiamo permesso allo Stato di trattarli veramente da deficienti perché gli abbiamo tolto quelli che sono i diritti e i doveri di cui parla la Costituzione. Eppure anche i disabili, no? Fanno parte del popolo italiano. In Italia abbiamo quasi 70.000 sordi, non vogliono essere chiamati sordomuti, sordi, eppure loro non viene riconosciuto nelle scuole. I bambini sordi devono avere per forza un insegnante vicino perché non è riconosciuto il linguaggio dei segni nelle scuole. Ne sono tutte cose di cui io me ne vergogno a parlare perché qui nel paese del terzo mondo lo fanno. Qui i disabili vengono rispettati, li chiamano deficienti perché nella loro lingua la parola deficiente, ma vengono rispettati e non tolgono danno, ok? Hanno delle precedenze. E i bambini sordomuti, i bambini sordi nelle scuole parlano il linguaggio dei segni qui nel paese del terzo mondo. Allora mi chiedo, da dove ho portato via io i miei bambini? Forse l'ho portati via io dal terzo mondo, è l'Italia, ragazzi. Terzo mondo non è qui, noi veramente. E la mia rabbia è questa, no? E non voterò sì, però voterò. Il mio sarà un no. Non va cambiata la Costituzione, va rispettata. La Costituzione italiana diceva anche che i cittadini hanno diritto al voto. Io non mi ricordo di aver votato, non è stata una mia scelta che al Parlamento ci fosse il personaggio che c'è ora. Quindi è stata violata la Costituzione. E beh, voi che violate la Costituzione, volete avere il diritto di poter decidere
di cambiarla così all'improvviso? No, non ci sto. Il mio è un no. Voto, il mio no lo voto per le persone che ho lasciato lì, che sono i nipoti, che sono i parenti, gli amici, per tutta la gente che è rimasta in Italia, a cui avete tolto le speranze, perché il mio no è anche un no, non voglio vedere altre persone che passano quello che abbiamo passato noi, dover scappare da tutto quanto per poter vedere un futuro roseo a 18.000 km di distanza dagli affetti. No, non è questo. Allora rispettatela la Costituzione prima di volerla cambiare, ok?